Eccoci, ciao a tutti e grazie per essere a questo nuovo panel di Visionary Days sulla società. Io sono Silvia Boccardi, sono una giornalista e oggi sono qui con Raffaele Alberto Ventura, giornalista e scrittore, Corinna De Cesare, giornalista del Corriere della Sera, Giorgines, cantautrice, Alessandro Battaglia, attivista LGBT e Margherita Pagani, imprenditrice. Abbiamo parlato già appunto dei confini, i limiti, le barriere all'interno appunto del mondo e delle varie di un mondo globalizzato e adesso parliamo proprio delle dinamiche sociali e quindi di quello che è la crescita sociale, quali sono i limiti a questa crescita. Da una parte, se idealmente crediamo che in un mondo globalizzato le risorse individuali e la possibilità di prepararsi, di studiare, possano aiutarci ad avere tutti lo stesso livello di carriera, la possibilità di carriera, la possibilità di successo, purtroppo sappiamo anche che questo non è vero, non è possibile per diverse persone all'interno della società che magari sono diverse per età, per genere, ma anche a livello economico, anche a livello generazionale, chi ha malattie, chi ha un passato diverso, come diceva Cosima, chi è disoccupato, o chi magari non ha accesso a internet, penso a quelle 3 milioni e mezzo di famiglie in Italia che per esempio non hanno accesso ad internet. Quindi partiamo con Raffaele Alberto Ventura, che appunto è giornalista, scrittore e anche analista politico. Volevo capire con te, Raffaele, quali sono stati i limiti per noi millennials e che cosa stiamo portando invece alla generazione che seguirà, quindi la Gen Z. Sì, buongiorno. Beh, paradossalmente uno dei limiti che abbiamo avuto come generazione, la mia impressione è che non eravamo coscienti dei limiti, di certi limiti, no? È interessante che il tema di queste giornate sia il confine, no? Perché noi tendiamo a vedere il confine come una cosa positiva, ma il confine è anche il limite, no? E la nostra società oggi scopre sempre di più l'esistenza di questi limiti. Alcuni li hai citati tu, ma ci sono appunto limiti personali, psicologici nella realizzazione, limiti economici, che sono individuali ma che sono anche quelli di una società in crisi, no? Che è un'economia che non è più quella di 30 anni fa, 40 anni fa. Ci sono dei limiti ecologici, no? Ci accorgiamo che se l'economia non potrà più essere quella di 40 anni fa è anche perché le risorse non sono le stesse, non abbiamo più così tante risorse davanti a noi che ci aspettano. E quindi questa consapevolezza in cui io credo che siamo entrati, la mia generazione ci è entrata forse con la crisi del 2008, con la crisi finanziaria, ma che è solo un indicatore, un segnale, ecco, questa consapevolezza ci ha un po' fatto cambiare visione del mondo e ci ha obbligati a confrontarci con l'idea che i limiti esistono, che non tutto sarà possibile, che la società del futuro non assomiglierà necessariamente a quella del passato, che dobbiamo reinventarci nuovi modi di vivere, nuovi modi di vivere bene, insomma, anche non solo di sopravvivere, che forse dobbiamo prepararci anche a degli shock, no? E c'è questa parola che si usa molto e ogni tanto forse senza senso, che è quella di resilienza, no? Però magari possiamo darle un senso. La resilienza è la resistenza di un materiale agli urti, no? Agli impatti. E noi probabilmente ne abbiamo già avuti di impatti, ne avremo ancora altri. E dobbiamo imparare a essere resilienti, cioè ad accettare questi impatti e capire come vivere in questo mondo nuovo. E credo che le nuove generazioni, per esempio noi, la generazione Z, quelli più giovani dei millennial, forse questa cosa l'hanno capita un po' meglio. Cioè quando sono arrivati sul mondo dell'istruzione o magari sul mondo del lavoro, loro sono venuti da una storia diversa. Cioè i limiti forse in parte li hanno già interiorizzati più della generazione un po' più anziana. E quindi forse loro portano già dei valori nuovi più adatti a questo mondo diverso. Generazioni nuove. Margherita è imprenditrice e fondatrice di Impact On, che è un'organizzazione che utilizza la tecnologia per moltiplicare progetti di impatto sociale su scala globale, proprio a livello mondiale. Aiutate anche le organizzazioni proprio che si vogliono impegnare nello sviluppo sostenibile a capire come farlo e sei anche un membro della comunità Global Shapers, the World Economic Forum. Allora, io ho letto in molte delle tue interviste che dopo gli studi tu non sapevi bene che cosa fare, quindi come hai trasformato questo limite in una possibilità e come fai ogni giorno con Impact On a rompere un po' quelle barriere che ci sono altrove nelle società, magari anche più lontane da noi? Guardate, grazie mille appunto per l'invito, un assist incredibile a questa tematica. È verissimo. Credo di averne parlato la prima volta in Italia al TEDx a Milano, dove ho proprio anche usato questo linguaggio molto millennial dei meme, in cui spiegavo che appunto io
Il mio background, anche se la maggior parte delle persone non se lo immaginano oggi, anzi la maggior parte, anche soprattutto su scala internazionale, si aspettano un background in finance. E c'è un po' questa barzelletta tra i miei amici che invece io rispondo no, fine arts, perché io ho studiato belle arti a Brera, sono un'ex pallavolista professionale e chiaramente ti lauri a Brera in triennale con tutte le barriere che incontri quando dici di voler fare belle arti e per quali ragioni, che adesso magari vi racconterò. Quindi già tutta una serie di resistenze, uscendo da Brera Belle Arti nel 2011, quindi anche in un contesto socio-economico non indifferente, c'erano solo limiti e c'erano solo confini. Ma io sono convinta, e forse è generazionale, ma sono convinta che ci sia un solo scopo dei confini ed è quello di superarli. Nel momento in cui ci rendiamo conto che arriviamo anche da un paradigma culturale di svariati decenni e svariati secoli, che ha in qualche modo deciso di scegliere questa cosa di mettere in scatole le cose, quindi di separare. Ci sono culture nel mondo oggi, e ci sono sempre state, che guardano questo nostro approccio e la vedono come una scuola mistica, cioè che non capiscono come noi si possa mettere in scatole diverse cose che sono chiaramente connesse su un livello molto profondo. E quindi io, che sono entrata in Belle Arti sapendo che volevo studiare i linguaggi, io volevo studiare i codici, gli archetipi, i simboli, le storie, e come strategie, come noi italiani e poi in giro per il mondo, strategie come dipingere le storie di che cos'è la vita, che cos'è l'uomo, cos'è la donna, cos'è la paura o che cosa dovresti temere. Nei nostri centri di comunità, che ovviamente in certi momenti storici erano le chiese, ha determinato un sistema di valori di riferimento e le cui conseguenze vediamo oggi. Perché se siamo convinti che l'uomo è al centro dell'universo e tutto quello che è selvaggio o sconosciuto lo dobbiamo conquistare, studiare, eccetera, arriveremo con dei sistemi di business o di società che la natura la vedono come un mezzo per fare business, non come una cosa non solo da onorare, da proteggere, ma ancora più da, appunto, non usare come strumentalizzato, non in modo strumentalizzato. E quindi è un po' poi quello che è diventata la mia vocazione. Quindi uscita da queste belle arti, chiaramente sentendomi persa perché ho studiato belle arti, ma in realtà voglio parlare di tecnologia, di linguaggi, di psicologia. Mio padre era un teologo psicologo, quindi tutte delle cose che ovviamente erano molto per me connesse, ma non l'ho mai neanche messo in discussione, chiaramente solo confini, solo confini e solo limiti. Ciò ovviamente ha fatto sì che io abbia poi scelto di creare quell'ambiente che non riuscivo a trovare da nessuna parte, che è quello che appunto oggi si chiama Impact On, è un'organizzazione che guarda al mondo e a questa economia che stiamo cercando di costruire da un punto di vista generazionale. Non solo i giovani, io sono dell'88, credo che sia una generazione più intellettuale. Chiunque si rincontri o si ritrovi in determinati valori, sappiamo che l'economia di cui abbiamo bisogno è quella che chiamano all'estero Planet First, quindi che guarda al pianeta come un organismo, che ha capito che i confini sono linee immaginarie che abbiamo trattato per dei sistemi di potere, ma che soprattutto quando si parla di diritti umani, di sviluppo sostenibile, di ecologia, eccetera, bisogna veramente iniziare a pensare a un aspetto più globalizzato. E quindi, come hai detto perfettamente tu, meglio di chiunque altro, meglio di me, noi ci occupiamo di trovare questi progetti che sono in grado di creare un cambiamento, una trasformazione in meglio. Quindi si può chiamare impatto positivo, si può chiamare impatto ambientale, si può chiamare inclusione sociale o giustizia sociale. E quando qualcosa è stato dimostrato, come la ricetta, se vogliamo metterla in termini italiani, la grande domanda è: ok, l'hai creato tu, ma ne hanno bisogno in talmente tanti altri posti che non possiamo aspettare che tu possa arrivarci o che tu parli tutte queste lingue, eccetera, eccetera. Quindi Impact On crea quel sistema di traduzione, non solo linguistica, ma anche di processi, e ovviamente crea le reti necessarie per un progetto che è dichiarato best practice in Messico o in Argentina, come succede adesso, possa essere replicato praticamente immediatamente, con formazione giustamente. In questo momento stiamo avendo le pubblicazioni dello stesso progetto, per esempio, in Turchia, Camerun, Uganda, Stati Uniti, Italia e Cile, che è uno stesso progetto che ovviamente si può tradurre a tanti contesti, abbattendo quel confine assolutamente illusorio a volte o basato su schemi economici che stanno decadendo, stanno crollando perché ovviamente non sono sostenibili, usando il digitale come strumento di diffusione di informazione. E a proposito di rete, infatti, volevo passare ad Alessandro Battaglia, che è fondatore dell'associazione LGBT Plus Cuore, con la Q, e da poco si occupa anche di To Housing, che è il nuovo co-housing sociale a Torino che accoglie le persone LGBT che plus, che però sono in difficoltà, in condizioni di vulnerabilità. Quindi un po' una rete di aiuto anche per queste persone. Alessandro,
l'identità di genere crea delle barriere e spesso in maniera anche violenta per alcune persone. Quali sono i limiti e i confini che vivono le persone con cui lavori? Allora, l'identità di genere e l'orientamento sessuale sono per la nostra società ancora una barriera, un confine. Prima è stato usato questa idea della scatola. Noi partiamo da un concetto che è quello della libertà, quindi uscire da quella scatola o da quella porta, quindi fare il coming out per le persone LGBT+ è qualcosa di prioritario in questo momento, ma da molti anni. Il problema avviene quando tu lo hai fatto e quindi devi scontrarti con tutti quei confini e tutte quelle barriere che sono costruzioni antiche molto spesso o date da banale ignoranza o da non conoscenza di alcune questioni. Il punto è sempre lo stesso, lottare perché queste barriere, questi confini si annullino per poter essere persone felici fondamentalmente, perché il benessere di una società dovrebbe essere la priorità di tutti e tutte noi da questo punto di vista, e quindi tutti i cittadini e tutte le cittadine dovrebbero godere della stessa libertà ed essere cittadini e cittadine di serie A come tutti gli altri. Purtroppo le nostre società, non solo la nostra, hanno costruito nel tempo e tentano in alcune circostanze di costruirne ancora di queste barriere, di questi confini. Il progetto To Housing nasce proprio da questa volontà di alcune attiviste di Torino, ma non solo di Torino, di mettere a frutto quella che è l'esperienza di circa 20 anni di attivismo. Studiando ciò che accadeva come buone pratiche, come si diceva prima, quello che accade negli altri paesi, e quindi abbiamo in modo, non essendoci nemmeno grandi statistiche nel nostro paese, perché il tema non è mai stato affrontato nel modo giusto, comincia solo adesso, abbiamo pensato di mettere a frutto queste nostre esperienze aprendo questi 5 appartamenti, tutto con le nostre risorse, tutte con le nostre forze volontarie, aprendo questi 5 appartamenti e incominciando a capire come poter aiutare effettivamente queste persone. A oggi, a distanza di 2 anni, questo progetto ha 2 anni oggi, è diventato una buona pratica europea insieme ad altri 2 paesi in Europa che portano avanti questo genere di progettualità, e ad oggi noi abbiamo i nostri 24 posti letto, perché così si chiamano, non sono dei dormitori, sono degli appartamenti a tutti gli effetti. Abbiamo questo turnover di persone che transitano e che vengono seguite dai nostri psicologi, dalle nostre psicologhe, dagli orientatori al lavoro, alla formazione professionale, e sono tutte persone che sono arrivate a noi da tutta Italia, perché è praticamente il primo progetto italiano, soprattutto per dimensione. Sono arrivate perché quelle barriere, quei confini per loro erano diventati insopportabili, e quando non lo erano diventati per loro, i loro genitori avevano deciso che era finito il tempo di ospitare qualcuno che non volevano più ospitare in casa, piuttosto che in un contesto sociale complicato e difficile, soprattutto per le persone con un'identità di genere differente da quella eterosessuale o un orientamento diverso, e quindi insomma questo è diventato un progetto di più che un progetto di accoglienza, e questo ci ha aperto un mondo in realtà, perché oltre ad aiutare queste persone abbiamo scoperto che il concetto dell'interdisciplinarietà delle pratiche e dell'intersezionalità delle stesse produce un fatto molto interessante, perché questi appartamenti si situano oggi tutti a Torino in un contesto, diciamo, non facilissimo dal punto di vista, diciamo, di ciò che sta intorno, e abbiamo imparato a costruire delle piccole pratiche di welfare territoriale per creare sinergia tra comunità differenti, la nostra e quella che abita quei luoghi. E oggi, insomma, noi attraverso il nostro lavoro volontario e gli aiuti che abbiamo trovato da aziende, da anche istituzioni,
Oggi noi praticamente siamo un hub per moltissime famiglie che stanno insomma nei paraggi, per dire così, e siamo diventati anche coloro che tutte le volte che possono offrono loro servizi, aiuti alimentari, aiuti di vario genere. Quindi siamo andati oltre la nostra comunità ed è questa la cosa interessante, perché i nostri temi non sono mai solo i nostri temi, ma sono i temi di tutti e di tutte. Perché dove c'è una discriminazione, dove c'è un'assenza di libertà, in realtà non c'è solo per quella persona o per quella comunità, ma c'è per tutti e per tutte. Infatti, quando si parla appunto di discriminazioni e quando si parla anche di discriminazioni di genere, si parla anche di donne. È un tema che appunto a me sta molto a cuore in generale, come nel 2020 ancora ci siano dei limiti che in qualche modo sembra che ci portiamo avanti di generazione in generazione, e quando riusciamo a risolvere qualcosa nella generazione precedente ne troviamo uno nuovo in quello della generazione dopo. Con Corinna, che è giornalista di economia al Corriere della Sera, ma sono anni che si occupa proprio di temi di genere, di cui scrive anche sui suoi canali social, volevo capire un po' nel 2020 quali sono ancora oggi i limiti economici e sociali delle donne. Tanti. Io mi occupo di economia e ovviamente la questione di genere è una questione economica, perché non dimentichiamoci che ci sono innumerevoli studi che raccontano che aumentare per esempio l'occupazione femminile significa aumentare il PIL. In Italia, se arrivassimo al 60% di occupazione femminile, e siamo molto lontani, si aumenterebbe il PIL di 7 punti. Quindi prima di iniziare avevamo parlato di carcere e di celle, e io mi occupo di queste gabbie che non ci fanno vivere in una società libera e equa. Siamo nel 2020 e assistiamo a ancora slut shaming nei confronti di una maestra d'asilo che semplicemente ha vissuto in maniera libera la propria sessualità. Abbiamo affrontato, e parlo anche di noi giornalisti, perché il mio tentativo è proprio quello anche di cambiare la narrazione delle minoranze e del genere. E abbiamo affrontato per esempio un caso, il caso genovese, di cui abbiamo sentito parlare insomma in maniera approfondita nelle ultime settimane. Ma cosa abbiamo visto? Abbiamo visto soprattutto raccontarlo in maniera morbosa e soprattutto dal punto di vista del carnefice, quasi mai della vittima. Assistiamo ancora oggi, nonostante siamo nel 2020, al victim blaming. Ma come era vestita? E quanti drink aveva bevuto, e come mai era la terza volta che andava in quell'appartamento? Ecco, questo è il tentativo che cerco di fare attraverso il mio lavoro, è quello di cambiare questa narrazione e cercare anche di responsabilizzare il racconto, il giornalismo, perché non dimentichiamoci che nel 95 l'ONU sottolineò quanto fosse importante e quanto i media dovessero essere, fossero uno dei 12 settori importanti per la questione di genere, per il miglioramento della condizione femminile. Ecco, siamo nel 2020 e ancora oggi leggiamo pezzi in cui uno stupratore viene raccontato come un genio a cui è stata limitata la propria creatività. Ecco, quando io ho iniziato a occuparmi di questioni di genere, volevo davvero mettere un punto e a capo a queste narrazioni. Per questo poi è nata la mia newsletter, che si chiama appunto The Period, che significa sì ciclo mestruale, perché anche quello è un tabù da millenni, ma significa anche punto e a capo, perché il mio tentativo è proprio quello di cambiare la narrazione del genere femminile e rimettere le minoranze e le donne al centro. Infatti ho iniziato poi quasi per gioco con un podcast che si chiama Notizie da Femminucce, perché volevo che la rimozione di genere, di cui parla benissimo Caroline Criado Perez in un libro molto bello, se non l'avete letto recuperatelo, si chiama Invisibili, e volevo rimettere le cose
in maniera diversa, raccontare per esempio le notizie di tutti i giorni dal mio punto di vista, ma che è anche il punto di vista di tante altre persone. A proposito appunto di punti di vista diversi, Giorgines, tu sei un artista, una cantautrice e di musica leggevo recentemente questa notizia che mi ha colpito. Il termine cool, quindi figo per noi, nasce negli anni 30 proprio dai jazzisti neri che erano stufi di venire omologati all'idea del appunto musicista nero che fa ridere, che fa questa musica allegra per un pubblico bianco e decidono di diventare cool, quindi di fare una musica diversa, fredda, più distaccata, più impegnata ma meno entusiasta, no? Quindi era in un certo senso essere diversi dagli altri. Oggi cool significa ancora essere diversi dagli altri oppure no? Ma bisognerebbe fare un discorso davvero ampio su questo tema, perché anche solo da quando ho cominciato io a fare musica ad oggi sono cambiate tantissime cose. Quindi bisogna partire dal presupposto che per essere cool, per come ce lo immaginiamo, c'è tutto un lavoro dietro che spesso non c'è il tempo di fare. Come dire, viene richiesta una velocità nella produzione della musica. Basti pensare a quello che ha detto qualche tempo fa il CEO di Spotify, che gli artisti non possono pensare di fare musica ogni due anni, di fare dischi ogni due anni. Ecco, io lo trovo abbastanza, cioè mi fa paura un'affermazione del genere, perché tutto quello che a noi ci è arrivato come figo, e non lo so, penso a Madonna, penso a, cioè quelle cose che le vedi e dici vorrei essere così, c'è uno studio dietro, c'è tutto un lavoro che ti permette nel tempo di far uscire quella che è la tua personalità. Se tu non hai tempo di fare questa cosa, si diventa quello che poi può essere TikTok, cioè qualcosa fatta per imitare qualcun altro. Ed è uno dei rischi che ci sono nella musica oggi. Penso al lavoro dell'autore, per esempio, che mi sono trovata a fare e forse non è esattamente il mio. Però, come dire, tu li devi saper fare tante cose insieme, ecco, questo è un altro punto. Ci viene richiesto di fare velocemente tante cose e fare tante cose significa anche non averne le competenze tante volte. Quindi riesce a essere più cool chi ha più budget poi per fare determinate cose. E quindi, però in tutto questo la mia domanda è: dov'è l'arte? Dove abbiamo lasciato il volersi esprimere? Perché io trovo che la cosa più cool che ha un artista sia proprio la sua verità, che è incontestabile perché è la sua, può essere opinabile, però è la sua. E è ovvio che poi arriva una Billie Eilish e noi diciamo, oddio, come fa a essere così? È se stessa. Nel mondo della musica quasi sempre, soprattutto se sei una donna, non per ribadire l'ovvio, però ti viene richiesto, cioè c'è sempre qualcuno che pensa di sapere meglio di te chi dovresti essere. E questa cosa quando sei molto giovane, io ho cominciato che avevo 18 anni, adesso ho cominciato a 14, però seriamente a 18 anni, e ci ho messo del tempo prima di capire che non tutte le persone che avevo attorno dovevo ascoltarle in qualche modo, però ne va della vita delle persone e non tutti poi hanno la forza di trovare se stessi. E la trovo molto triste, cioè che il confine più grosso della musica oggi sia non avere il tempo, il modo di esprimersi e soprattutto nessuno, o meglio, è molto difficile trovare qualcuno che dia il tempo agli artisti di crescere. Di solito vieni preso anche da etichette grosse, non parlo solo di indipendenti, risistemato in un qualche modo che può funzionare e poi se non funzioni vieni lasciato lì. Questa cosa mi chiedo come permette di fare uscire la propria personalità. Allora abbiamo una risorsa noi musicisti oggi, ma non solo, chiunque cerchi di esprimersi, che è la rete. E lì il primo lockdown secondo me ha messo in chiaro che ad oggi il contenuto sta diventando molto più importante della forma. Io che faccio musica ho un profilo più brutto di una dodicenne che è bravissima a farsi le foto e ha dei vestiti pazzeschi. Però la gente magari segue me perché ti dico delle cose. Questo mi mette molta speranza, anche se
davvero è un problema il fatto che la musica non possa più parlare alle persone, ma debba limitarsi ad intrattenerle. C'è bisogno di tutto. Prima si parlava di scatole. Forse nella musica servirebbero invece tante scatole, che per esempio all'estero è così, ci sono varie nicchie. La gente può ascoltare folk e riempire, e chi fa folk riempie uno stadio e magari non sarà mai in classifica su iTunes. Noi no, noi abbiamo un grosso calderone e appunto qui dico, quando ho cominciato io era completamente diverso, eri figo se suonavi in un certo tipo di locale, anche piccolo, però lui ha suonato lì e io no, e invece oggi è se eri nella New Music Friday piuttosto che, e quindi si è proprio spostata l'attenzione dall'arte, ecco. Quindi in qualche modo mettere limiti magari ai generi musicali, ma non all'identità delle persone. Quindi sei come sei e come sei va bene, in qualche modo. Ecco, Giorgio, Margherita e Raffaele, volevo chiedervi un'opinione un po' finale. Quali sono per voi le barriere del futuro da adesso in poi? Quindi che cosa ci aspettiamo? Quali saranno le nostre barriere e come le smantelliamo? Chi? Vai, Margherita. Allora, secondo me una delle grandi barriere, soprattutto della nostra cultura, quindi parlo in questo caso italiana, europea o nordica, a seconda appunto dei punti di vista, è proprio questa non coscienza del fatto che siamo abituati a mettere queste separazioni che dicevamo prima, questa, no, scienza dalla parte, educazione dall'altra, psicologia dall'altra, non si parlano. E non dico solo da un punto di vista di formazione, penso anche a come pensiamo soluzioni. Si parlava di carcere prima e sappiamo per esempio che alcuni dei programmi che noi pensiamo, a cui si pensa con questione carcerati, sono quelli di reinserzione lavorale o rispetto all'impiego. Quando invece in altri paesi hanno già capito che una delle barriere più grosse di persone che escono dal carcere è la capacità di interagire, perché a volte passi decenni di vita senza avere il permesso di esprimere te stesso, esprimere le tue emozioni, poter dare un abbraccio, poter piangere, poter ridere. E in Brasile hanno, per esempio, uno dei paesi che noi non giudicheremmo superiore all'Italia mai, o all'Europa, in Brasile hanno dei budget stanziati per i giudici solo per progetti o programmi che riducono la recidiva, e hanno, tra i vari programmi che hanno inventato, un programma che utilizza, per esempio, canili e carceri per programmi di minimo 2 mesi, 3 mesi, perché hanno scoperto che i carcerati, donne o uomini uguale, non hanno il permesso di esprimere le proprie emozioni, questo per dare un esempio, però tutti hanno il permesso di farlo con un cane. Quindi se ci sono 30 carcerati e 30 cani, quindi la prima settimana li metti, fai uno a uno, li assegni, la seconda settimana giochi. Questo si tratta di portare i cani una volta a settimana o nel cortile tipico oppure nel parco dove normalmente fanno già dei lavori di servizio civile. La terza settimana gli insegni a portare la palla. Alla quarta settimana, se io ho il permesso di essere me stesso o me stessa, quindi ridere, abbracciare un essere vivente che vuole solo amarti e vuole solo amore in cambio, automaticamente abbiamo il permesso di farlo anche tra di noi, perché quando inizia il primo, il secondo e il terzo, alla fine si sbloccano questi confini. Ecco, io credo che i grandi confini che abbiamo, l'opportunità e la responsabilità di neanche superare, proprio dissolvere, quasi in un perdono di non lo sapevamo. È inutile continuare a combattere tra di noi o giudicarci chi è stata la colpa, chi l'ha scritto, più gli uomini, più le donne, che è verissimo. Ma superare e dissolvere quei confini per veramente abbracciare una realtà che oggi sappiamo essere iperconnessa, iperinterdipendente, e saper creare da quel posto, da quella nuova base individuale e collettiva per la salute personale, per la salute delle nostre comunità, per le leggi che decideremo di fare a livello nazionale o no, per questo risollevarci economico post-Covid. Se continueremo a separare le cose, ci staremo dimenticando che abbiamo iniziato a separarle per spavento, per paura. Dovevamo separarle perché così potevamo controllarle meglio e così avevamo noi la famosa padella da parte del manico. Ecco, la dissoluzione di questa cosa, il superamento del giudizio, che ripeto, sono la prima ad avere un cuore d'attivista, sono la prima a credere fondamentalmente che dovremmo riconoscere i propri errori, ma non necessariamente continuare nel tedio di ciò che non sapevamo come fare meglio e occuparci veramente di farlo meglio, essere prua della nave e cominciare con best practice che poi possano essere riprese. Questa dissoluzione dei confini secondo me sarà importante. Ecco,
Raffaele. Sì, io traggo ispirazione da quello che abbiamo un minuto a testa circa. Sì, sono molto d'accordo con quello che ha detto Margherita, credo che effettivamente, lo riformulo a modo mio, ma che siamo in una fase in cui la competenza è molto specializzata, molto compartimentata, c'è una divisione dei saperi e dobbiamo riuscire ad avere delle visioni del mondo organiche, perché non funziona più questa frammentazione eccessiva. E penso anche invece a quello che si diceva prima sulle comunità, no? Siamo una società che, proprio perché in un certo senso fallisce il mercato, fallisce lo Stato nel rispondere a certi bisogni, c'è un bisogno di comunità. E allora la grande sfida, che lo raccontava molto bene, è questa capacità della comunità di occupare un territorio e di interagire con le altre comunità, e che è la vera sfida, perché oggi è difficile, ci sono comunità in conflitto anche, e quindi riuscire a trasformare quella che è potenzialmente una fonte di conflitto, cioè il separatismo, il comunitarismo, in qualcosa di positivo in cui ogni individuo trova nella comunità un modo di superare questa crisi, questi tempi che potrebbero essere bui, inventando qualcosa di nuovo e collaborando, cooperando assieme ad altri individui o altre comunità. Giorgia? Allora, scusatemi, io credo fortemente nella dialettica, probabilmente perché lavoro con le parole, quindi io credo che se ognuno di noi, invece che specializzarsi in mille cose, capisse quali sono gli argomenti su cui può aiutare gli altri, e quindi, tornando al concetto di comunità, ognuno aiutasse i membri della sua piccola comunità, perché poi ognuno di noi ha delle persone attorno, a capire delle cose che ha capito, come dire, raggiungo una consapevolezza, penso di aver capito qualcosa di fondamentale per le altre persone, non solo per me, le metto a disposizione, che è un po' quello che fanno persone come Corinna parlando sul web di determinati temi. Lei ci è arrivata e poi ne ha parlato, ed è così che dovrebbe essere, quindi sì, cioè dialettica, e soprattutto non demandiamo il nostro pensiero critico agli altri, cioè cerchiamo di continuare a essere informati, e non solo da quella persona, perché penso che seguendo quella persona imparo, anch'io devo essere persona attiva per formare il mio pensiero critico. Sì, infatti quello che penso anch'io è diciamo che la cosa più difficile non è cambiare la società, è cambiare noi stessi rispetto alle convenzioni con cui siamo cresciuti, è uscire fuori dalla nostra comfort zone, è occuparsi di diritti, per esempio, che non ci riguardano. Io sogno un mondo, per esempio, in cui gli uomini si occupano di questioni di genere, perché è una questione che attiene anche a loro. Quindi ritorniamo sul senso, no, di abbattere i confini. Io a colpi proprio di macete vorrei che lo facessimo, perché una società più libera, secondo me, parte anche dal presupposto di riuscire a mettersi in discussione. Tu dicevi, Alessandro, proprio questo prima, no? Voi aiutate anche chi magari ha delle difficoltà che non sono quelle di cui propriamente vi occupate voi. L'idea di comunità. Sì, mi è venuto in mente all'inizio del nostro progetto, quando ancora non avevamo aperto gli appartamenti, una delle critiche più frequenti che ci arrivava era quella di voler costruire dei ghetti. E allora, noi ci siamo interrogati, perché quando tu ricevi delle critiche o delle supposte critiche che siano, come dire, oneste e non partano da un presupposto di disonestà, ti devi sempre fermare a ragionare. Alla fine abbiamo capito che quello che noi avevamo in mente non era affatto un ghetto, era semplicemente un luogo protetto. Questo luogo protetto aveva un suo scopo e aveva un punto di partenza, che era quello di aiutare persone LGBTQ, quindi omosessuali, lesbiche, transessuali, transgender, a avere un luogo per un tempo limitato, naturalmente, non per tantissimo, ma un luogo in cui potessero ritrovare un po' di serenità, un po' di pace, e quindi avviare un percorso di autonomia, perché poi lo scopo è quello, avviare un percorso di autonomia. Quando abbiamo, diciamo, costruito tutto, abbiamo dimostrato in qualche modo alle persone che ci dicevano di quel ghetto che quando i nostri ospiti, perché così si chiamano, non sono utenti, sono ospiti,
quando i nostri ospiti organizzano i tornei di skateboard o di calcetto per i bambini del condominio, di questo grande condominio, non immaginate solo un condominio, di questo grande condominio, quella è la dimostrazione evidente di non avere costruito un ghetto, anzi di lavorare per abbattere un ghetto, perché tutti quei bambini sanno di avere di fronte delle persone gay, delle persone lesbiche, delle persone transgender e non hanno il benché minimo gesto di discriminazione, e da lì anche i loro genitori, che molto spesso sono persone migranti, perché come dicevo prima siamo in un contesto sociale un po' complicato, anche in quel caso lì anche i loro genitori non hanno alcun tipo di gesto discriminatorio nei confronti dei nostri ospiti e dei nostri confronti. Quindi l'idea della comunità è l'idea dell'integrazione di comunità, è l'idea migliore. È l'idea che secondo me produrrà nel futuro il miglior risultato possibile nell'abbattimento di quei confini e di quelle barriere. E anch'io sono d'accordo, prima o poi vorrei vedere un maschio eterosessuale a parlare di temi LGBT e di discorsi di genere, perché tutte le volte ci sono quasi sempre solo esclusivamente donne, perché credo che il filo conduttore di tutto sia che non si deve distruggere, ma si deve cambiare l'idea di machismo presente, sì, nelle nostre società, perché il maschio vero non è quello che discrimina o che tratta male la propria compagna. Assolutamente no, anzi, il maschio femminista è il maschio che preferiamo. Quindi grazie a tutti voi per essere stati qui con questo panel sulla società e ci vediamo più tardi. Grazie davvero. Grazie.